Ciao, sono Marcello De Carolis e oggi ti farò vedere come cambiare le corde all'Ukubass. Innanzitutto bisogna capire quando cambiare le corde. Di solito lo si fa per due ragioni: o si sono spezzate e quindi devo montare le nuove, oppure sono talmente vecchie e usurate che risultano stonate. Il suono è debole e poco brillante e incontato. Solitamente cerco di evitare di arrivare a far spezzare la corda, infatti una corda può spezzarsi raramente se nuova, mentre se vecchia e mal ridotta la spezzatura è prossima. Evito di far spezzare la corda perché, data la tensione, le due parti di corda potrebbero schizzare ovunque ad altissima velocità e con molta pressione, arrivando anche a poter graffiare chi suona o anche lo strumento. Quindi, se vedi le tue corde logore, il mio consiglio è quello di cambiarle. Per cambiare le corde non c'è bisogno di tanti accessori. Ecco ciò che ti servirà. Innanzitutto ti serviranno, eccole qui, delle corde nuove. Poi ti servirà una pinza per tagliare, una tronchesina per tagliare le corde in eccesso. E poi ti servirà l'accordatore, che ti servirà appunto per accordare l'Ukubass, ma se hai l'orecchio assoluto ovviamente questo accessorio non è indispensabile. Per prima cosa posiziona l'Ukubass su una superficie comoda e morbida per evitare di appunto di graffiarlo. Puoi poggiarlo su un tavolo avendo cura di mettere un tappetino di gomma o comunque qualcosa di morbido. Come vedi, anche per l'Ukubass io amo farlo seduto qui comodo sul mio divano, che poggiando tutti gli accessori su una sedia oppure al lato del divano. Per prima cosa devi togliere le corde vecchie. Ti consiglio di non smontarle tutte e poi passare al montaggio, ma montare la nuova ogni volta che togli una vecchia. In molti sostengono che sia meglio toglierle tutte, io invece non preferisco fare questo perché lasciando lo strumento senza corde i legni non sono più in tensione. Quindi quando si rimettono le corde si rimette all'improvviso tensione allo strumento, che potrebbe subire dei traumi. E inoltre, smontandole tutte insieme, l'Ukubass metterà più tempo per stabilizzarli e quindi nei primi giorni aumenteranno le difficoltà di accordatura. Procedi partendo sempre dalle corde esterne, quindi smonta la prima e rimonta la prima, smonta la quarta e rimonta la quarta, smonta la seconda e rimonta la seconda, smonta la terza e rimonta la terza. Allora, vediamo innanzitutto come togliere le corde vecchie. Quindi ti basterà svitarle e quando vedi che ha perso tensione puoi aspettare di sfilarle dalla meccanica, oppure come farò io appena sarà arrivato, puoi tagliarle con la tronchesina. Evita di tagliarle troppo perché, come vedi, l'Ukubass non ha nel retro un accesso per poter arrivare a prendere la corda. Quindi dovrai spingerla, infilare la mano dentro, fare un po' di pesca, prendere la corda dall'interno e toglierla. Mentre qui sulla meccanica il lavoro è più semplice perché ti basterà sfilarla. Ora prendiamo la corda nuova, sono impacchettate per due, quindi qui abbiamo la prima e la seconda. Ovviamente la prima sarà quella più sottile. Ecco qua, sfilate entrambe, basterà prendere quella più sottile, ti basterà guardarle per bene, io non so se in telecamera riuscirà a vederlo, ma questa è la più sottile, quindi sarà la nostra prima corda. E la seconda la arrotolo e la metto a posto. Ora dovrai infilarla. Come vedi, da un lato trovi la corda con il nodo e con questo gancetto in modo tale che si tenga ferma. Vado all'interno e dovrò infilarlo nel buco, cosa che non sarà molto semplice, soprattutto farlo vedere in telecamera. Che giro lo strumento, che forse con la mano destra ci riesco meglio. Ok, sono riuscito ad infilare la mano dentro. Ovviamente se hai difficoltà puoi farle due alla volta. Ecco qui, sono riuscito ad infilare la prima corda, tirarla tutta. Ora, anche se la corda, vedi, ci arriva bene, ti consiglio di tirarla in modo tale che
abbia già un tiraggio, dato che sono corde in silicone, altrimenti non ti basterebbero 10 meccaniche per tirarla bene. Io faccio così, la tiro e poi faccio leva piegando la corda nel taglio della meccanica. Ok, una volta tirata la corda la faccio girare intorno in senso antiorario e la faccio passare da sotto in questo modo qui, in modo che quando vado ad avvitare la corda, facendo il giro va a bloccare la corda. Spero che si veda. Ecco, quando avrà fatto mezzo giro la corda sarà ferma. Diciamo che può andare bene. Ora passo alla quarta corda. Ok, quando la corda avrà perso tensione, come prima procedo a tagliarla. La sfilo. Ecco qui. Tolgo il pezzo di sotto che stava all'interno e tolgo quello di sopra. Vado a prendere la quarta corda nuova, qui abbiamo terza e quarta corda insieme, le sfilo e in questo caso la più grossa, non so se lo riuscire a vedere, è questa qui, ricontrollo, sì, questa qui la più grossa e quindi sarà la quarta corda. Come prima mi infilo con la mano destra, mi trovo più comodo, quindi entro con la mano, do un po' di corda. Entro con la mano nella buca dello strumento, ecco che sono riuscito ad infilare la corda e metto. Come prima tiro bene la corda, metto la meccanica in modo tale che già si giri un po'. Ok, forse l'ho tirato un po' troppo. Come prima vi faccio fare il giro da sotto, la si è allentata di nuovo, la tiro un altro po', vediamo com'è. Ancora ok, c'è un semitono sotto, quindi posso iniziare a stringere. Diciamo che ci siamo. Ok, ora passo alla seconda. Ok, la corda ha perso tensione e quindi la vado a tagliare, la faccio uscire, diciamo che devo farla girare verso di me. Ho tagliata troppo e quindi non riesco ad arrivarci. Eccola qui, l'ho presa, tolta da un lato, tolta anche dalla meccanica e ora passo a montare la seconda, che secondo me le è confuse, vedi sempre qual è la più sottile. Quindi rigiro loop pass, infilo di nuovo la mano all'interno. Ok, quando esce inizio a tirare e come prima tiro bene la corda, posso tirarla di più, cerco di arrivare, come ho fatto per la quarta, quasi ad un semitono sotto. Faccio fare sempre il famoso giro da sotto, la corda ha riperso tensione quindi la tiro di nuovo. Ok, sono quasi ad un semitono sotto e quindi inizio a stringere. Ok, diciamo che più o meno ci siamo, in questa fase non bisogna essere molto precisi nell'accordatura. Ed eccoci giunti alla fine, dobbiamo togliere solo la terza corda. La corda ha perso tensione, ed ecco qui, tolta, e tolta anche l'altra parte. E ora rigiro loop pass e infilo la corda. Me la tiro. Metto sempre la meccanica in una posizione comoda, quindi la metto leggermente così, così la infilo, così faccio fare il giro da qui e posso andare a tirarla. Devo tirare ancora di più la corda, devo tirare ancora, posso tirare ancora, ti consiglio di arrivare quasi ad un semitono sotto. Ok, è quasi un semitono sotto e quindi inizio ad avvitare. Ok, a questo punto il bass sarà scordatissimo, quindi mettiamoci l'accordatore, io ci metto il mio polytune
gli do una tirata, così la corda si stabilizza. Ok, do una tirata anche alla seconda. Ora ti consiglio di tagliare le eccedenze. Ecco fatto. Vediamo se l'accordatura è retta. Nel frattempo si è spento l'accordatore. Ok, e il nostro Ukubass è accordato. Grazie per l'attenzione, ti invito a seguire il mio sito www.marcellodecarlis.com, iscriverti alla mia newsletter per restare sempre informato sulle novità del mio blog, i miei social Facebook, Instagram e Spotify ed iscriverti al mio canale YouTube per ricevere tanti nuovi consigli. E tu come cambi le corde ad Ukubass? Hai delle domande da farmi? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ciao e alla prossima!